Alfonsi, e dopo la partita con la San Giustese ha assorbito il colpo, un pareggio che la San Giustese ha meritato sicuramente, però così come è venuto è stato un errore della squadra, perché, una marcatura preventiva non arrivata. Sì, ma tanti errori con un'azione, non dovevamo arrivare nemmeno a dargli il calcio d'angolo, poi il calcio d'angolo è l'episodio che ha scaturito questo gol. E sì, siamo arrabbiati ancora per questo pareggio, perché come dici tu non abbiamo fatto sicuramente un grande secondo tempo, forse uno dei più brutti da quando è iniziato il campionato, però c'era anche stata anche la partita di mercoledì, avevamo giocato, eravamo un po' più stanchi di loro e il vento non ci ha aiutato, un po' le condizioni atmosferiche, però non sono attenuanti, noi sappiamo che abbiamo sbagliato nell'occasione del gol e siamo arrabbiati. Adesso domenica dobbiamo ripartire, giochiamo con una grande squadra perché sappiamo che il Montecchio è una squadra molto molto attrezzata per questo campionato e noi dobbiamo pensare a noi stessi e andare in campo con la cattiveria, con la grinta giusta che abbiamo accumulato domenica scorsa al 93esimo, che eravamo tutti quanti arrabbiati, e dobbiamo riportarla domenica prossima in campo. Beh, sicuramente parlando della San Giustese, ma poi ci fermiamo perché domenica abbiamo un altro ospite che non è dei più facili, l'assenza di Visciano, che troveremo anche domenica questa barriera a centrocampo, e per le caratteristiche che ha probabilmente il gol con la San Giustese non l'avremmo beccato, perché in effetti Visciano sarebbe uscito. Sì, ma non c'era, noi non dobbiamo dipendere soltanto da un giocatore, quindi sappiamo l'importanza di Visciano in mezzo al campo, però è entrato Ruggeri, ha fatto molto molto bene anche lui e ha caratteristiche sicuramente diverse, però adesso è passato, ripeto, il pareggio è cosa passata, adesso pensiamo già, stiamo lavorando per giocare una grande partita domenica prossima. Oggi abbiamo visto all'opera la Civitanovese 2-3 formazioni, ma è normale ed è giusto che sia così. E contro la Civitanovese c'era l'Argentina, alla fine il Boca Junior, però abbiamo visto una bestia di centravanti che potrebbe essere il centravanti che serve alla Civitanovese o che vuole la Civitanovese. No, non ci interessa, noi abbiamo la squadra, ci abbiamo forte, stiamo facendo bene in questo campionato e andiamo avanti con i nostri giocatori. Poi dopo adesso vediamo se ci può servire qualcosa durante il mercato di dicembre, ma noi non possiamo, noi ancora non pensiamo al mercato, pensiamo a fare bene con i ragazzi che abbiamo, hanno dimostrato che stiamo facendo un grande campionato con questi che abbiamo, poi se potrà venire qualcuno a darci una mano in futuro vediamo, però adesso stiamo facendo bene con questi, ho grandissima fiducia in loro e vogliamo che anche domenica ripartiamo con grande fiducia. Se avessi chiesto a Crocetti se era quello il centravanti mi avrebbe risposto le stesse cose che mi risponde Alfonso, e quando mai un allenatore ti dice no, noi stiamo andando bene, ed è vero, perché questa squadra sta sorprendendo, 5 vittorie e 3 pareggi, ci fosse stato il pareggio con l'Urbino non avremmo mai perso, quindi questa squadra sta andando bene nonostante qualche errore che c'è nel mondo del calcio, no? No, fa parte del gioco sicuramente, non dovevamo perdere con l'Urbino, però poi siamo stati fortunati col Chiesanova al 94, quindi il calcio ti dà e poi ti toglie, dispiace quando ti toglie, come domenica scorsa, però adesso ripeto, il passato non ci dobbiamo guardare, dobbiamo guardare avanti, stiamo facendo bene, ma non ci interessa perché domenica, ripeto, abbiamo un'altra partita molto difficile che dobbiamo affrontare con la cattiveria giusta, con il piglio giusto, per cercare di continuare questa striscia positiva, possibilmente cercando di tornare alla vittoria. Domenica incontreremo il Montecchio, che abbiamo già incontrato nella finale di Coppa battendola qui al Comunale, ma allora non aveva fatto ancora la fusione con l'Atletico Gallo, quindi adesso sono ancora più forti. Sì, è un'altra squadra, cioè hanno preso il meglio dell'Atletico Gallo e il meglio del Montecchio e hanno preso anche altri giocatori, quindi sono sicuramente una squadra molto molto attrezzata per questo campionato. Ripeto, noi pensiamo a noi, cerchiamo di continuare a preparare benissimo questa partita e cerchiamo di dare il massimo fino al 93esimo, non basta, fino al 100esimo minuto. Beh, è chiaro che noi vogliamo fare un'intervista diversa, no? Perché è sempre la stessa intervista, sempre le stesse cose, ma Alfonso sta provando, questo è quello che vede uno che di calcio ne capisce poco o niente, sta provando due in attacco, quindi questo calcio 4-3-3 con due esterni, Alfonso potrebbe giocare invece con il 4-3-1-2, perché questo un po' è il suo lavoro. Becker dietro le due punte potrebbe essere Spagna e Paolucci o Brunetta, insomma, però non possiamo chiedere ad Alfonsi come gioca domenica, insomma, assolutamente no, insomma. No, anche perché io ancora non lo so, sono ancora 2 giorni di allenamento, stiamo provando alcune soluzioni diverse, cercare di cambiare qualcosa in avanti, se possiamo migliorare, però sono tutte soluzioni che in allenamento si prova, poi dopo la domenica vediamo quello che esce fuori.
Alfonsi, San Benedettese, credo che comunque le parole di Vujadin Boskov te le ricordi? Forse non l'hai mai visto, io me l'ho riprese e dice: per segnare bisogna tirare in porta e noi non tiriamo. Bravissimo, bravissimo. Facciamo un mole di gioca tantissima e quello è la pecca di queste partite, perché dobbiamo migliorare lì, lo diciamo ogni domenica, dobbiamo migliorare gli ultimi 15-20 metri, perché arriviamo lì benissimo facendo anche bene, poi dobbiamo avere la cattiveria, la voglia di mettere questa palla dentro la rete o perlomeno tirare in porta, poi possiamo far diventare bravo il portiere o tirare fuori, però perlomeno l'intenzione deve essere quella lì. Volete far arrabbiare Alfonsi? Non ci provate, non si arrabbierà mai, la sua calma è tranquilla. Domenica c'è avuto uno screggio con Bolzan, con la San Giustese, ma al di là di tutto questo, mister, noi ti facciamo i complimenti perché la squadra sta andando e anche se abbiamo detto gli ultimi tre pareggi lasciano un po' di amaro, soprattutto quello in casa con il Monte Giorgio, domenica ci poteva stare. Con Monte Granaro, che è una squadra tosta, ci sta, non giochiamo in trasferta. Chiediamo il pronostico, gioca la schedina, Civitanovese Montecchio. Non ho preso mai la schedina, non ho vinto mai niente, quindi no, cercheremo di vincere la partita, è normale, ma loro cercheranno di vincerla e vediamo chi è più forte, chi giochi domenica sarà più bravo e chi sarà più fortunato, che anche la fortuna conta nel calcio. Di nuovo in bocca al lupo ad Alfonsi, ricordando che naturalmente la Civitanovese non è neopromossa, questo lo ricordiamo a tutti i tifosi, e come neopromossa sta entusiasmando il suo pubblico che lo sta seguendo, e domenica ne saremo in tanti, perché in invocazione al nostro pubblico, ai ragazzi di Piazza Conchiglia, tutti allo stadio ed incitiamo i colori rossoblu.